Sei accorto di idee, non sai come andare avanti nella tua produzione video, nella tua produzione musicale, magari avevi anche cominciato a scrivere un libro e adesso ti sei bloccata? Beh, non aver paura perché questo è il video che stavi cercando perché in sei passaggi ti dirò come poter incrementare la tua creatività. Ciao, benvenuta e benvenuto sul mio canale. Sono Carlo Lo Iudice Coach e questo è il mio canale dove ti parlo di produttività, di life coaching e troverai anche una serie di audiolibri che potrai ascoltare tranquillamente tutte le volte che vorrai. Se non sei ancora iscritto, fallo adesso. Se sei una persona che ha a che fare con la creatività, se sei una persona per esempio che ha voglia di scrivere un libro, di creare un blog e che ha voglia di creare un canale YouTube, un canale video, o che per esempio vuol scrivere una canzone, che vuole insomma produrre qualcosa, sai benissimo quanto necessaria sia la creatività. Proprio quell'energia che ti muove man mano a fare nuove scoperte. È un classico ritrovarsi a un certo punto, dopo i primi tentativi, di fronte a un binario morto, a ritrovarsi a scrivere di fronte a una pagina bianca che viene poi lasciata bianca, a ritrovarsi ad avere un canale YouTube dove ci sono appena 2 o 3 video, ad essere un fotografo che non sa più che cosa fotografare, quali soggetti riprendere, eccetera, eccetera. In questo video ho distillato 6 punti, 6 passaggi che potranno esserti davvero utili se avrai la forza di volontà di seguirli e di mettere in pratica quanto ti dirò. Punto numero 1 è la curiosità. Se vuoi creare qualcosa, se vuoi avere nuove idee, devi stimolare continuamente la tua curiosità. Come? Chiedendo quando incontri la gente, quando incontri persone che fanno questo lavoro, non temere di chiedere come fanno, qual è la loro routine quotidiana, come si sono formati, che cosa hanno studiato, quali idee hanno. La gente è felice di parlare di sé. Se sei di fronte a un artista, avrà sicuramente voglia di condividere la sua esperienza. E allora fai domande, chiedi consigli, chiedi suggerimenti. Alimenta la tua curiosità e prendi quelle informazioni che poi potrebbero risultarti fondamentali, interessanti per il tuo lavoro creativo. Nutri il tuo cervello continuamente. Se sei un fotografo, leggi cataloghi che parlano di fotografia, vai nei musei, viaggia. Se sei un musicista, fa lo stesso perché mischiando le varie arti, i vari input, avrai sempre più idee. Se sei uno youtuber, guarda video su YouTube. Se sei uno che fa blog, leggi giornali. Ascolta podcast, ascolta audiolibri, leggi libri. Se leggi un libro a settimana, in un anno avrai letto all'incirca 50 libri, ripeto, 50 libri sull'argomento che ti piace. Saranno una fonte inesauribile di idee. Il punto numero 3 è quello dove la maggior parte dei creativi vanno ad arenarsi, che è quello della costanza, avere una disciplina. Sei uno scrittore? Devi darti un compito, devi scrivere per tot ore al giorno, per tot minuti al giorno. Sei un musicista uguale, devi scrivere musica per tot minuti o per tot ore al giorno. Passo dopo passo, comincia con dei tempi gestibili, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, per poi andare sempre di più ad estendere questo tempo. Se hai bisogno di strumenti per la gestione del tempo, vai a vedere i miei video a tal proposito, per esempio il metodo Pomodoro. Tu mi dirai: molti libri sono stati scritti di getto in pochissime settimane. È vero, ma io ti dirò che ci sono tantissimi grandi scrittori che scrivono tutti i giorni. Per esempio Stephen King, che è uno dei più prolifici come scrittori, scrive tutti i giorni 8 pagine. E attenzione, 8 pagine di Stephen King sono il risultato di un processo, quindi probabilmente scrive molto molto di più per poi arrivare ad ottenere le 8 pagine che cercava. Lo stesso fa il regista Sorrentino: si sveglia ogni mattina e lavora 8, 9, 10 ore sui suoi scritti, sulle sue sceneggiature.
questo gli permette di poter scrivere libri, di poter scrivere film. La creatività va alimentata, devi avere un certo rigore e devi applicarti tutti i giorni. Punto numero 4, di sostegno al punto numero 3, applica dei goal, datti degli obiettivi. Decidi, per esempio, appunto, devo produrre una pagina al giorno, devo produrre 3 articoli a settimana per il mio blog. Degli obiettivi concreti, specifici. Se vuoi sapere di più su come piazzare degli obiettivi, vai a vedere il mio video sugli smart goal, perché ti sarà davvero di grande supporto. Punto numero 5, non scoraggiarti paragonandoti ai grandi creativi. Se sei un pittore, non paragonarti a Picasso. Se sei un musicista, non paragonarti a Mozart. Se sei un calciatore, non paragonarti a Maradona. Ci sono tanti livelli di professionalità. È chiaro, noi tendiamo sempre a vedere i grandi attori, le star, che rappresentano solamente la punta di una piramide. C'è tutto un mondo sotto, fatto di grandi professionisti che non hanno raggiunto quel livello, ma che sono altrettanto preparati. Quelli possono essere per noi un livello di confronto, se questo ci aiuta a crescere. E certamente i geni, i grandi, quelli che hanno ottenuto risultati straordinari, possono essere un punto di riferimento. E leggi le loro biografie, perché spesso scoprirai che dietro quel successo c'è tanto, tanto lavoro e disciplina. Punto numero 6, che cosa fare quando ti manca l'ispirazione? La cosa più semplice che ti verrebbe in mente di fare è sicuramente quella di mollare tutto e di abbandonare il lavoro. Il mio suggerimento invece è quello di applicarti per quel tempo previsto, senza sperare di avere tutti i giorni grandi risultati. Il processo creativo è un po' come un'onda, avrai dei momenti altissimi e dei momenti più bassi, non importa, ma devi essere lì presente, proprio come un surfista, per prendere l'onda più alta. Non puoi stare a casa sperando di fare surfing. Quindi devi applicarti giornalmente e non deprimerti. Quei giorni in cui magari fai un video, provi a registrarlo 10 volte, non ti piace e non lo pubblichi. Non importa, perché quel lavoro che hai fatto, quel video che non hai pubblicato, ti sarà utile per il video che pubblicherai i giorni successivi. Devi avere pazienza e costanza e vedrai che la creatività non ti abbandonerà mai. Spero che questo video ti sia stato utile. Se lo è stato, condividilo, metti un mi piace, riguardalo tutte le volte che vuoi, iscriviti al mio canale e ci vediamo al prossimo video.